quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato il demonio, alcuni dissero: è per mezzo di me che il capo dei demoni che gli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul. Ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzo di chi li scaccia? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora giunto a voi il regno. Quando un uomo forte, bene armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nella quale comunità e ne spartisce i bambini. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me gli sperati. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando il sollievo e non trovando le luci. Tornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto la prova spazzata e adorna, allora va, prende altri sette spiriti peggiori di lui, li entrano e li prendono di nuovo. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Parola a Dio. Insieme diciamo: Signore, ascolta le nostre preghiere.
Diamo grazie al Signore nostro Dio. E